continuo, che non vengono spazzate, lo spazzamento non è costante, non è continuo. La pulizia delle strade non è un'ottima pulizia delle strade. Le campane del vetro, che spero che nei prossimi mesi verranno tolte, versano in condizioni fatiscenti. Le strade non vengono lavate. Esistono ancora zone dove ci sono costantemente manifesti dei morti sui muri della città. Quindi noi ci troviamo dopo 5 anni in commissione ancora a parlare delle stesse cose e a vedere che effettivamente non tutto è stato fatto. Quindi, Assessore, io mi auguro che in questi ultimi mesi ci sia ancora una spinta maggiore rispetto a quello che hai fatto, perché, ti ripeto, prendo atto del tuo impegno, però mi è dispiaciuto quasi dover intervenire, perché se il sindaco dice che è una questione tecnica e poi tu poni una questione politica, io ti dico che politicamente, dal punto di vista ambientale, questa città sta ancora un po' arretrata. Grazie consigliere. Prego, assessore. Allora, consigliere Carpagnano, io nel mio intervento infatti ho detto che noi consideriamo questo un punto per rilanciarci, non un punto d'arrivo. Chiaramente le problematiche ambientali sono, come dire, problematiche di tipo culturale, hanno bisogno di tempo per riuscire ad affermarsi, non sono quel tipo di attività per cui praticamente si programmano e si realizzano il giorno dopo come per altri servizi. La raccolta differenziata, lei lo sa bene perché so che è attento a questa tematica, parte dalle nostre abitazioni e poi voglio dire arriva in strada. Quindi noi dobbiamo lavorare soprattutto su questo punto di vista. Certamente sul servizio, chiaramente dove c'è da intervenire, il dirigente lo fa in maniera puntuale, anche rispetto appunto ai servizi erogati dall'impresa. Sulle campane di vetro, su cui ci siamo interrogati tante volte, lei sa bene che nel prossimo appalto è previsto un sistema diverso di raccolta del vetro. Anche perché se noi andiamo spesso vicino alle campane, lei si accorgerà che le campane sono vuote e talvolta il vetro viene posizionato a terra dai cittadini. Quindi è un processo lungo, però partiamo da un punto di partenza significativo. Il 58-62% è un dato secondo me rilevante, del quale non mi attesto la paternità, perché chiaramente è frutto del lavoro di una squadra, ma secondo me è frutto anche delle attività che svolgono i consiglieri di opposizione. Perché poi su queste tematiche credo che veramente ci sia poco da differenziarci tra maggioranza e opposizione. Chi governa può dare degli indirizzi, ma credo che una città più pulita la vogliono anche i consiglieri di opposizione. Quindi io credo che si possa continuare insieme a fare un buon lavoro. Sono fiducioso che nei prossimi anni chiunque di noi dovesse esserci potrà raccogliere anche i risultati di questo lavoro fatto adesso. Col centro di raccolta che abbiamo messo in campo in tempi rapidissimi, è un progetto che può essere effettivamente realizzato giusto con i tempi amministrativi, ma è già tutto pronto. Io credo che veramente possiamo arrivare a delle percentuali significative. L'obiettivo di tenere la città più pulita è un obiettivo che ci vede tutti quanti uniti. Quindi credo che se continuiamo a lavorare in questa direzione possiamo fare un buon lavoro per la comunità nei prossimi anni. Grazie. Grazie assessore. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'atto così com'è. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, dello spazzamento e dei servizi complementari, approvazione convenzione Città Metropolitana. Prego, consiglieri. Allora, con 17 voti favorevoli, un contrario il consigliere Carcatella e un astenuto il consigliere Galletta, diamo per approvata la convenzione. Consigliere, pongo in votazione l'immediata esecuzione dell'atto. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, dello spazzamento e dei servizi complementari, approvazione convenzione Città Metropolitana. Votiamo per l'immediata esecuzione, prego consiglieri. Consigliere Mozione. Con un astenuto il consigliere Galletta, uno contrario il consigliere Carcatella e 17 favorevoli, diamo per approvata l'immediata esecuzione. Visti terminati, sì, lascio la parola al signor sindaco, prego. Sì, signor Presidente, signor Consigliere, velocissimi, una cosa volevo dirla al consigliere Carcatella, devo scappare quindi non posso essere troppo polemico, ma di solito con lei non lo sono, anche perché dopo l'idillio tra lei e l'assessore Sarno non lo vorrei rompere, quindi no, soltanto per dire che tra le tante cose, io ringrazio anche il dirigente e tutto il settore, perché siamo passati da 13 a 27 CER, significa che
questa amministrazione ha dato 14 nuove possibilità di fare differenziata, l'abbiamo più che raddoppiata e questo ha dato una grande mano alla percentuale. Poi dobbiamo lavorare su quello che è l'educazione civica da parte di alcuni cittadini, perché se no non arriveremo mai al 70 o più per cento, anche se l'isola ecologica è fondamentale. Soltanto una cosa, io mi auguro che entro domani, mi diceva il Presidente, potremmo già avere la possibilità di convocare il Consiglio Comunale per martedì prossimo. Avremmo la possibilità finalmente, anche sul livello amministrativo, di poter chiedere il mutuo per quanto riguarda il cinema Flaminio. Quindi io mi auguro che le carte siano... passano in commissione, se riusciamo a fare velocemente, e martedì prossimo questo Consiglio Comunale potrebbe approvare nella mattina l'acquisizione del cinema Flaminio. Subiudice ovviamente all'erogazione del mutuo, ma anche su questo ci siamo mossi, perché se entro il 31 dicembre potremo realmente acquistare il Flaminio, per l'estate o per l'inverno prossimo potremo finalmente avere un cineteatro per la città di San Giorgio a Cremano, e mi sembrava giusto ricordarlo a tutti quanti noi quanto ci siamo spesi e quanto è importante per il livello culturale e anche istituzionale della nostra città. Grazie. Grazie signor Sindaco. Allora, terminata i punti all'ordine del giorno, alle ore 12 dichiaro terminata la seduta odierna. Grazie a tutti e un saluto ai ragazzi dell'Urbani, alla loro insegnante e a tutti i dirigenti.